questo punto dalla Toscana mi sposto a Modena e do il benvenuto a Giancarlo Cargioli che ci parlerà dell'assemblea di Piane di Mocogno. Buonasera e benvenuto. Grazie, buonasera a tutti. Saluto anch'io tutti i presenti e tutti quelli che ci ascoltano online. Cercando di sintetizzarvi i risultati e l'andamento dell'attività che abbiamo svolto al Piane di Mocogno. L'assemblea si è svolta a Piane di Mocogno. Piane di Mocogno, per chi non lo conoscesse, è un altopiano, posto a 1300 metri nel comune di Lamo Mocogno, ed è un altopiano che è molto importante perché è riuscito negli ultimi periodi a organizzare un'attività di accoglienza turistica che è destinata alle famiglie in generale, per cui è incentrata sul fondo, sui baby park per i bambini, sulle ciaspole, sulle passeggiate nei boschi, trovandosi all'interno di un importante e splendide faggete appenniniche. Quindi in questo luogo abbiamo realizzato, pur non essendo un luogo vicino alla città, ma abbiamo realizzato l'assemblea proprio perché era significativa del territorio, un territorio mediano tra tutto tra il crinale e la città, e ha visto una partecipazione importante sia di tutti i soggetti istituzionali, quindi soggetti che a vario titolo hanno incarichi istituzionali, sia del mondo della scuola, del mondo dell'università e della ricerca, sia soprattutto dei soggetti del mondo produttivo. Trattandosi di un'assemblea fondativa, è la prima che si svolge in provincia di Modena, chiaramente abbiamo cercato di coinvolgere il più possibile tutti i soggetti che a qualsiasi titolo hanno interesse, che sono poi tutti i soggetti che operano sul territorio. E quindi con la regia del dottor Tazioli, il dottor Ettore Tazioli, che è il direttore di una importante televisione locale, per la Radio Città, si sono avvicendati diversi interventi. Prima di tutti quelli del sindaco del territorio, Giovanni Battista Pasini, che oltre che essere sindaco del territorio, è anche presidente dell'ente Parco Emilia Centrale, nonché presidente dell'Unione dei Comuni del Frignano, per cui alla fine lui, che è stato un protagonista dell'allargamento, quindi della fase di reporting, della fase di realizzazione di tutte le attività relative all'allargamento, ci ha portato il suo saluto ed ha, dato sul fatto che questo rappresenta un fatto molto importante per tutto il territorio, proprio perché mette in valore gli elementi che sono già esistenti sul territorio, ma anche quelli che potranno essere attivati. È poi intervenuto il dottor Braglia Fabio, sindaco di Polignano, ma soprattutto da qualche settimana presidente della provincia di Modena, che anch'esso ha con entusiasmo salutato l'ingresso del territorio nell'area MAB, sottolineando come le sinergie che si sono realizzate nella fase di partecipazione siano state importanti e che vadano proseguite e continuate nella fase poi di realizzazione di tutte le attività e di tutte le e la messa a terra di tutti i valori che l'area MAP può dare. Ci sono poi, dopo un saluto, dopo l'intervento di Fausto Giovannelli, c'è stato un intervento registrato dell'arcivescovo di Modena e vicepresidente della Conferenza Episcopale Italiana, Monsignor Elio Castellucci, il quale ha svolto un approfondimento importante sul tema della casa comune, mettendo in contrapposizione due concetti che da un punto di vista letterario sono abbastanza, da un punto di vista, così dire, della scrittura sono abbastanza simili, ma che in realtà sono molto diversi, cioè considerare l'ambiente come una casa e non come una cava, e quindi gestire la propria casa come un elemento di sicura in cui si abita, al contrario che
che gestirlo come una cava, che è quella che si sfrutta, da cui si ricavano, si vuole ricavare solo delle cose, dei benefici. È intervenuto poi l'assessore del Comune di Modena, Andrea Bartolomasi, a segnare la relazione fra tutte le iniziative MAP che stanno nella provincia di Modena. Modena infatti è un sito UNESCO che è Piazza Grande, il Duomo e la Torre Civica ed è anche città creativa per le arti digitali. Ecco, come elemento di collegamento che ci fornisce l'UNESCO è stato considerato, cioè diciamo, va considerato anche come un elemento di collegamento di una visione più integrata tra territori montani e città, che è nella direzione poi dell'allargamento UNESCO. Anche la nostra, anche l'area modenese arriva fino al Pedicollina, arriva in comuni urbani come Sassuolo, come Maranello. Per cui questo legame tra il crinale e la collina e la pianura, la città, deve essere sempre più stretto. E poi è intervenuto Federico Ropa, che è il sindaco di Zocca, ponendo nel centro, sindaco di un territorio che comprende anche dei parchi regionali, mettendo nel centro proprio sul valore che sia il marchio MAP, ma soprattutto i valori MAP, possono determinare per lo sviluppo del territorio. Successivamente c'è stato un giro di interventi, un giro di interventi che hanno coperto tutti i soggetti che in qualche modo operano per perseguire gli obiettivi della MAP. Allora c'è stato Valerio Fioravanti, direttore dell'Ente Parchi, la Rossana Poggioli, direttrice, dirigente scolastico di un istituto comprensivo che ci ha parlato delle sue esperienze di scuola pratica, di formazione sul territorio, del ruolo dell'ambiente anche per la formazione e della necessità di approfondire, la formazione scolastica sui temi ambientali già dall'inizio, cioè già dalle scuole primarie. Successivamente c'è stato un trio di relatori, che sono Paolo Bonasoni, dirigente di ricerca del CNR, ma anche responsabile dell'Osservatorio Climatico del Monte Cimone, il quale ci ha segnalato, anche sulla base dei rilievi che realizza questa importante stazione di rilievo dell'atmosfera, che è in una rete mondiale di rilievo, ci ha, come dire, illustrato, ci ha ribadito gli allarmi per i cambiamenti climatici e per l'evoluzione, che spesso non, diciamo, non comprendono anche i territori montani. Noi a volte pensiamo che in montagna siamo meno inquinati, sicuramente per certe cose lo siamo, ma per i grandi inquinanti che si muovono, sicuramente anche noi dobbiamo, come dire, essere attenti, e in questo senso, diciamo, l'attenzione generale deve essere comune. E sono poi intervenuti, parlandoci di alta formazione e di ricerca universitaria, il professor Endrighi, rappresentante del magnifico rettore dell'Università di Modena Reggio, il quale ci ha parlato di un progetto di alta formazione per l'Appennino, che è gestito da tutte le università dell'Emilia Romagna e che può dare, come dire, supporto di alta formazione al territorio della MAP, e la professoressa Livia Vittori, dell'Università di Bologna, la quale opera da tempo all'interno di diversi gruppi operativi sul territorio modenese, nel settore forestale, nel settore del suolo, nel settore della castagricoltura, eccetera. E poi è intervenuto Massimiliano Bega di Enel Società per Azioni, che ha illustrato un progetto che Enel, assieme ad altri soggetti, l'Ente Parco Emilia Centrale e da altri soggetti, un progetto divulgativo e didattico sull'acqua, teso naturalmente a mettere sul, a, a, ad attenzionare tutti sul tema dell'acqua e nello stesso tempo soprattutto a coinvolgere le scuole sulla sensibilizzazione su questo tema, quindi sul tema del risparmio, dell'uso razionale delle risorse idriche. Sono poi intervenuti cinque imprenditori che aderiscono ad un programma, che è un programma dell'Ente Parco Emilia Centrale, di qualità dei parchi, i quali hanno, come dire, illustrato le loro attività.
Quindi Marco Solignani, che gestisce un'attività ricettiva in Comune di Marano e gestisce anche un'attività ricettiva all'interno del parco regionale del parco di Sassi di Rocca Malatina. Magnani Remo è un castanicoltore di Montecreto, illustrandoci le sue attività, illustrando appunto l'attività della castanicoltura, che è un'attività che si fa un po' perdendo, ma che sicuramente è una di quelle attività che vanno valorizzate e anche recuperate. C'è Claudio Benassi che ci ha parlato del parmigiano reggiano. Il parmigiano reggiano è il re, è il soggetto, è l'oggetto che ha mantenuto, come dire, ha consentito la tenuta di diversi territori montani nell'area del parmigiano. Riccardo Marcolini, che è un'azienda ovina, la Federica Minorini, che è un'imprenditrice che è ritornata alla terra. Era un allevamento di capre, produce formaggi, sempre tra l'altro fattoria didattica, anch'essa ci ha illustrato, oltre che la loro attività, anche il fatto di come dire, gestire l'attività di fattoria didattica e quindi di educazione ambientale in fattoria. E poi Patrizia Rinaldi che svolge un'attività particolare, cioè svolge attività di sviluppo delle risorse umane nell'ambiente, addirittura assieme ad una guida ambientale, come dire, accompagna questa attività di gestione delle risorse umane sul territorio, facendo in modo che questa attività si svolga con più contatto con la natura e quindi sia maggiormente efficace. Ha chiuso poi l'assessore Barbara Lori, che vedo, ma poi ci parlerà lei delle sue cose. Cosa dire di queste cose? Io faccio tre brevissime conclusioni. Allora, tanto è stato verificato l'interesse trasversale, pubblico-privato, rispetto a questo tema e credo che ci sia bisogno, anche perché siamo in una fase abbastanza particolare, siamo in una fase di programmazione della strategia delle aree interne, siamo in fase di programmazione dei GAL in Emilia-Romagna. A Modena è arrivata recentemente la notizia che è stato finanziato il patto territoriale che doveva arrivare. Ci sono tutti i fondi che sono pronti a disposizione, il PNRR. Quindi credo che in questo momento ragionare delle strategie e degli obiettivi, anche in una logica MAB, cioè in una logica di sostenibilità, in una logica di rapporto corretto con l'ambiente, sia importante. La seconda è la visione territoriale. Mi sembra che questo vada sottolineato, la visione territoriale che dire, vede non più la montagna contrapposta alla collina, la collina contrapposta alla pianura, viceversa, ma vede un unicum. E in questo senso, credo che no, anche Parma, per esempio, è città creativa dell'UNESCO per la gastronomia. Cioè, diciamo che l'UNESCO può anche darci una mano in questo senso a vedere in maniera unitaria. Il territorio e gestirlo in maniera unitaria e coordinata. Ecco, l'ultima cosa, credo che anche in provincia di Modena si siano gettate le basi per una governance leggera, come si diceva prima, ma una governance importante che possa comunque portare con il ruolo che deve essere importante e fondamentale dell'ente Parco Emilia Centrale, naturalmente a supporto del coordinatore che è il Parco Nazionale, a gestire in maniera positiva, attiva. Questa fase nuova, che è la fase appunto di applicazione, diciamo di corsa verso un'applicazione vera di tutte quelle che sono state le promesse che noi abbiamo fatto all'UNESCO, ma anche quelli che sono i valori che la strategia MAP ha. Per ultimo, i ringraziamenti.